Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre, poco prima delle 18, sulla 460 tra Borgata Vittoria e la Rotonda di Lombardore, sul territorio di Rivarolo Canavese. Una Fiat Punto che viaggiava in direzione Torino è uscita di strada dopo aver impattato contro un cinghiale. Dall'impatto la vettura ha percorso ancora una settantina di metri per poi terminare la sua corsa ribaltata sul prato. Il conducente in un furgone che ha visto la scena si è fermato a prestare soccorso e ha aiutato il 21enne di Feletto e la passeggera, una ragazza di 19 anni di Fabria, a uscire dall'auto, nonché ha avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Volpianese e i Carabinieri. Il cinghiale nell'impatto è deceduto, feriti in modo lieve e non in pericolo di vita i due giovani che sono stati trasportati all'ospedale di Quarnier.